Buongiorno, alle mie spalle il Palazzo di Città qui a Zapponeta. Stiamo preparando gli atti in collaborazione con gli uffici per regolarizzare dopo decenni una situazione importante qui al mercato di Zapponeta, un mercato storico anche questo, quindi stiamo sollecitando l'amministrazione comunale affinché si arrivi alla definizione di una pianificazione commerciale che dia anche certezze agli operatori. Intanto facciamo una passeggiata in questa straordinaria cittadina piena di storia, di cultura, di economia, di enogastronomia. Quindi Zapponeta, la città accogliente, siamo in provincia di Foggia. Dicevo, con l'amministrazione comunale abbiamo avviato questo percorso di condivisione perché dobbiamo arrivare a regolamentare, a regolarizzare anche sia l'area mercatale ma anche gli operatori che occupano i posteggi. Ciao, ciao, buona giornata. Ogni tanto Michele, ciao, ciao caro. Quindi anche a Zapponeta un sacco di amici. Ho salutato con piacere anche Fabio Lamacchia, il responsabile della polizia locale. Quindi dicevo, dobbiamo regolarizzare e regolamentare questa situazione qui a Zapponeta. Lo faremo ovviamente con l'amministrazione comunale, con tutte le sigle di rappresentanza, oltre che ovviamente con Cassambulanti, con Unipuglia e Unione Commercio. Continuano a passare qui nei cieli di Zapponeta i bolidi. Allora, per quanto riguarda invece le altre attività, vi ricordo, oggi pomeriggio, lo dico agli operatori che sono interessati, alle ore 16 saremo a Sant'Eramo in Colle. Altra situazione importante perché riporteremo il mercato nell'area mercatale abituale, avendo ultimato i lavori pubblici che hanno poi imposto un trasferimento temporaneo. Quindi a Sant'Eramo in Colle si riporta il mercato nell'area tradizionale, alle 16 saremo presenti, quindi un'altra settimana molto molto intensa, è cominciata già da lunedì scorso, abbiamo fatto una serie di incontri nelle varie città che ormai da Monte Sant'Angelo fino a Castrignano del Capo vedono Cassambulanti, Unipuglia impegnate come associazioni di categoria nella rappresentanza sindacale di tutti gli operatori che evidentemente in questo momento più che mai avvertono anche forte la necessità di fare chiarezza anche su quanto sta accadendo in merito al decreto concorrenza, quindi conoscere anche il futuro delle proprie aziende che ancora una volta viene messo a rischio in un paese evidentemente succube di un'Europa matrigna che evidentemente è mal rappresentato e che evidentemente in maniera masochistica direi continua a subire le decisioni di Bruxelles, le decisioni che vengono assunte fuori dal nostro paese, contro il nostro paese. Da Zapponeta è tutto, ci vediamo oggi pomeriggio a Sant'Eramo in Colle.